Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Rescidozze e come potete vedere alle mie spalle vi presento il progetto di Arduino su cui ho lavorato negli ultimi giorni. Quella di cui parleremo oggi è una serra progettata con Arduino. È una serra del tutto automatizzata, domotizzata, che non ha bisogno per lo più di intervento umano. Parliamo quindi di un progetto che si autogestisce completamente. Vi è all'interno una pianta, ho deciso di inserire una pianta aromatica come il basilico, la pianta viene curata dalla serra. Noi monitoriamo semplicemente la temperatura interna e l'umidità del suolo e infine il livello dell'acqua del serbatoio. Tutto questo ci servirà ovviamente per poter gestire e curare al meglio, ripeto in maniera del tutto automatica, la nostra pianta. Il progetto nasce appunto dall'idea di realizzare qualcosa che mi potesse essere utile. Ho buttato su carta un progettino, uno schizzo che all'inizio in realtà era ben diverso dal progetto finale, ma mi sono saputo ingegnare e brevemente ho pensato a quelle cose essenziali per poter curare una pianta, quindi luce, acqua e aria. I sensori che andremo a utilizzare in questo progetto sono essenzialmente un igrometro per monitorare l'umidità del terreno, un DHT11 per monitorare temperatura e umidità dell'aria, un sensore di livello dell'acqua e alla fine un fotoresistore. Questi ovviamente sono i sensori, come ho detto, di input, quindi quelli che ci forniranno i dati. In risposta a questi dati sono stati inseriti una lampadina che si accenderà quando il fotoresistore sarà al livello che ho impostato, quindi a livello minimo per far accendere questa lampadina, una pompa d'acqua comunicante con l'igrometro che si attiverà quando il terreno sarà secco e un LED aggiunto a un buzzer per segnalare l'assenza di acqua. Tutti questi dati comunque compariranno anche in un LCD che ho scelto di misura 20x4, quindi 4 righe da 20 caselle ciascuna. Ovviamente la lampadina, la pompa e mi sono dimenticato anche di dire che ho aggiunto una ventola per cambiare l'aria qualora la temperatura fosse troppo alta, sono tutte collegate a un relè, o meglio a un gruppo di 4 relè. In realtà ne ho utilizzati soltanto 3 perché il LED e il buzzer si alimentano automaticamente senza bisogno di un'ulteriore alimentazione o di gestione comunque direttamente dall'Arduino. L'Arduino che ho utilizzato io è effettivamente un po' esagerato, ho utilizzato l'Arduino Mega. In realtà sarebbe andato bene anche il semplice Arduino 1, però in realtà ho voluto utilizzare questo perché inizialmente pensavo che il software fosse più complesso. In realtà, infatti, come vi ho detto all'inizio, questo è un piccolo progettino diverso, scusate per le zanzare, diverso da quello che era il progetto originale. Perché? Perché nel progetto originale era predisposto anche una shield Ethernet, alla quale appunto andava collegato il cavo Ethernet e gestire la serra anche in remoto dal computer. Non l'ho potuto fare perché, oltre a una questione di costi, è stata anche dovuta a una questione di spazi. Infatti, tutto il necessario si trova all'interno di questa scatola di derivazione 240x190x90. Purtroppo non ne ho trovate di più grandi e ordinandole online effettivamente i costi erano troppo alti, quindi mi sono dovuto accontentare. Oltre all'Arduino ho utilizzato anche un alimentatore da 240 volt con trasformatore integrato a 12 volt e un DC-DC da 12 volt a 5 volt per alimentare i sensori, visto che la tensione che vanno a utilizzare necessita appunto di questo tipo di dispositivo. Il software di sé per sé, come vi avevo detto prima, è abbastanza semplice. Sostanzialmente si concentra prevalentemente su dei cicli if-else, quindi andiamo a rilevare i dati dal sensore, quali vengono analizzati appunto dall'Arduino, e qui si attiva appunto il ciclo if-else. Se il valore è al di sotto della soglia, allora l'interruttore, in questo caso parliamo quindi di relè, non si attiverà. Nel caso in cui questo valore sia superiore o inferiore anche alla soglia che abbiamo deciso di tenere come valore limite, attiverà appunto, spegnerà questo relè. Quindi l'igrometro serve proprio questo: l'umidità del terreno è bassa, il relè attiverà la pompa. La temperatura è alta, quindi il relè attiverà la ventola che ho posizionato di fianco alla serra. In fondo alla descrizione ovviamente di questo video troverete un link che contiene quindi un pacchetto zip, un file zippato con all'interno tutto il materiale, quindi gli sketch, quindi il file
che andrete a caricare il software vero e proprio sul vostro Arduino, contiene anche un piccolo disegnino degli schemi di collegamento principali fatto con il software FreeSync e ovviamente anche altri dati, tra questi ovviamente il contratto di licenza con cui ho rilasciato questo software. Essendo quindi un patito dell'open source, non potevano rilasciare questo software in GNU GPL versione 3, quindi licenza open source, o meglio ancora free software, quindi siete liberi di modificare liberamente appunto questo software e apportargli tutte le migliorie che volete. Parliamo adesso delle tempistiche. La stesura di sé per sé del software non mi ha richiesto parecchio tempo. Quello che mi ha forse rubato un po' più di tempo, o meglio è stato forse più impegnativo, è stata la realizzazione della serra. Oltre ad aver ordinato la serra online, perché realizzarla da solo in plexiglass mi avrebbe fatto superare di molto il budget, e già il budget iniziale l'ho superato di quasi la metà, ho anche utilizzato delle canaline per poter passare semplicemente e nascondere ovviamente i cavi, e mi sono adoperato anche per riutilizzare qualcosa che avevo in casa, come per esempio il serbatoio. Ho utilizzato un piccolo portapranzo in plastica, come per esempio ho utilizzato alcune cavetterie, come anche stesso il cavo di alimentazione che alimenta la centralina, è un vecchio cavo di un vero e proprio cordone di alimentazione di un qualcosa che evidentemente non funziona più, avevamo tagliato, quindi ho ritrovato questo cordone e l'ho riutilizzato. Parlando dei costi invece, il progetto iniziale prevedeva una spesa non massima di 100 euro, in realtà l'abbiamo superata e sono arrivato anche a 150 euro circa di spesa tra i sensori, la serra, che forse è stato il costo più esoso, parliamo di circa 40 euro di serra in policarbonato a nitotape, ho speso parecchio per la scatola di derivazione, quasi 20 euro, meno invece ho speso tra Arduino Omega, o meglio simile Arduino Omega, e i sensori. Lì per lì parliamo di una spesa intorno ai 20-25 euro, quindi praticamente meno di un terzo del progetto, molto, anzi meno di quasi un quarto, addirittura pure di meno di un quarto, perché abbiamo speso 150 euro, un quarto insomma, è stato soltanto per la cosa essenziale, per la componentistica elettronica. Con questo si conclude il video di oggi. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto, spero che il progetto e l'idea in sé per sé vi sia piaciuta, che possiate apprezzare, condividere e modificare il software che vi lascio a disposizione, e come sempre vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un mi piace, a commentare e, perché no, a iscrivervi al mio canale. Quindi un abbraccio dal vostro Recidozze e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!